Capitolo 12, la corsa. Titolo interessante che, come ogni titolo di questo gioco, fa pensare sempre a Grazie a Dio stai qualcosa di bene. cattivo. Come sei arrivato qui? È stata dura. Almeno non ho avuto più attacchi. Vorrei poter dire lo stesso. Ehi, forse ho trovato un mezzo di trasporto. L'autobus. Dici che funziona? Ma Andiamo a guarda. scoprirlo. Merda! Oddio, così mi sono spaventato. Cristo santo. Che stai facendo? Lo sta accendendo? Mi Rispondi! sembrava Muova! proprio ovvio. Respawn. Cos'era quello, ragazzi? Cos'era? Ho visto una zampa di qualcosa. Orco boia! Un ragnetto carino e coccoloso. Inizia così, capitolo 12, la corsa, perfetto. Ho già capito di cosa si tratta. Diciamo che non c'ero andato molto lontano. Che bella zampina. Guarda, ti partono un attimo di ceretta, un minimo. Giusto per essere un po' più presentabile. Quest'oggetto Allora, qui qui non rientra. dobbiamo fare il culo, quindi mi sembra di aver capito. Il pompa dovrebbe funzionare alla grande. Perché se si spara su quei tubi lì, poi magari perde la respirazione. Comunque ho imparato in questo ultimo, diciamo, in questi ultimi capitoli l'importanza vera di questa balestra. Perché se vi ricordate bene, intanto qui mi attaccano i vermi, ragazzi. Ma come si fa? Come si fa? Non c'è mai un attimo di sosta. Se vi ricordate bene, non la usavo molto la balestra e sono contento di aver imparato, possiamo dire così, ad usarla. Si rivelerà molto utile. Questo figlio di troia non cade mica, eh. Comunque deve essere veramente una bruttissima esperienza. Sebastian, tranquillo, ne hai vissute tante, ma credo che il ragno gigante che ci insegue possa superarle quasi tutte, perché è abbastanza interessante. Chi è che mi ha E lanciato una adesso? cassa? Invasione, Sono sopra di noi, perfetto. Sebastian! Ma perché non è Attenzione, esploso sono prima? dinamite! Non è esploso. Però dai, oh, grazie, bravo ragazzi, mi date una bella mano. Sono contento che almeno non siete Aiuto! del tutto inutili. Finalmente qualche aiutante che ci sa fare con... Anche se Joseph, cioè, mamma mia, che ragazzi. Kidman... non male. Non male. Dove, scusa? Ah, sono questi figli di troia, morite. Potrei far fare tutto a loro, ma non sembra bello, sinceramente. Oh, la Madonna, lì la testa è andata. È andata, signori. Questi lasciali a me. Oh, quanto dura questo pezzo? Infinito. Quel camion lì non mi piace. Mi sembra molto sensibile alle esplosioni. Perfetto, perfetto. Esattamente quello che intendevo. Ci è mancato poco. Che cosa? Che morissimo tutti quanti? Ce lo meritiamo quasi. Ok, si riparte. E non è un bel segno. Non credo che la corsa sia finita qua. Sbaglio. Appena finisce il caricamento succede qualcosa. Mantienici sulla sinistra. Sì, va bene. Eccolo lì. Eccolo lì. Come quando pesti una cacca di cane. All'improvviso. Madonna, se coli merda, ragazzo mio, fai proprio schifo. Non me ne ero assolutamente accorto che le larve gli uscissero da quei buchi sulla pancia. Cioè, allora, un attimo, troppe idee nella testa. Non mi ero accorto che quelle cose lì nella pancia erano buchi, non mi ero assolutamente accorto che le larve uscissero da quei buchi, mamma santa.
sei proprio marcio, fetido. Poi a me quella gamba pelosa non mi piace per niente, fratello. Almeno in diretta nazionale potevi farti una ceretta, ripeto. Dardo esplosivo e dardo elettrico sempre di ottima qualità, devo dire. La ricarica molto, molto veloce, come avete notato. Vacca miseria, sti cazzo di armaci schifidi. Allora. Oh, attenzione, potrebbe esserci un cedimento. Un cedimento della bestia. Sto cazzo, non è vero niente. Non cede neanche, se Dio buono. Spariamo col fucile dal cecchino? No, una ricaduta pesante. Ma se non gli sparo io, non gli spara nessuno. Joseph, due colpi. Attenzione. Cutscene. Guardate come piega lui. Sono morto, sono fottuto. Quindi probabilmente dovevo ucciderlo prima. Oddio. No, non è così, attenzione. Io gli ho sparato per un'ora. Questo si è ucciso praticamente schiantandosi contro un ponte. Va bene, così. È così che bisogna fare. Diretti, Joseph. Ho una teoria. Sembra che giriamo in tondo da un pezzo. Come per volontà di qualcuno. Quindi per noi è quasi impossibile capire come è fatto questo posto. Ma la luce, il Mental Hospital, è sempre fermo là. Quello che hai scoperto forse ha un senso. L'ho già visto in più di un posto. Già, anch'io. Sembra lo stesso, ma è difficile esserne certi. Quello che ho notato è che ogni volta che ne incontro uno, sono più vicino al faro. Forse è una coincidenza, ma come dicevo, sembra esserci una mente senziente dietro. Oh. Quindi pensi che dovremmo lasciar perdere e puntare dritti verso l'ospedale? Esatto. Bell'idea, detective. Sì, in effetti, sembra perché... che la via a destra conduca proprio all'ospedale. Tutto in distruzione. Joseph, no! Chi è il cecchino che gli ha sparato? Portaci fuori di qui. C'è un'ambulanza là. Forse contiene un kit di emergenza. Dove? Vacca puttana. No, vado io. Non farmi salire a bordo. Ma Sebastian, cioè, una volta che si offriva lei, devi fare l'eroe. Tutto il gioco che lo fai. I poliziotti qui. Madonna, Ale, perfetto. Tre bombe fumogene, io qui che cazzo ci capisco. Oddio, ragazzi, madonna, queste qua che vengono incontro. Soltanto Sebastian ha finito l'adrenalina, qui la stamina. Sono fottuto. Sebastian, non sali su quelle... Madonna, tu esplodi, via. Non sali sulle macchine, Sebastian, mannaggia la puttana. Assassin's Creed, cazzo, Assassin's Creed. Oddio! Vieni qua, figlio di puttana. Vieni qua. Madonna mia. Non mi posso morire adesso, sennò mi tocca rifare tutto. Vieni qua, figlio di puttana. No, ma cioè, si è abbassato, non posso crederci. Oh, Gesù. Sebastian, ma come fai a farti... inchiappettare così da dei sassi. Mamma mia. Spara. Vabbè. Cioè qui per favore. Cioè ci devo praticamente rimettere. Cos'è che... Non sale. Bende. Cosa sono? Ah, è il laccio emostatico. Cosa devo fare adesso? Si ritorna indietro. Alla grande. Non sarà finita qui però. Appunto. Appunto. Una mitraglia. Perché non era abbastanza complicato il tutto. Ok, un attimo. Per favore, calmi. Che qui col fucile del cecchino non credo di riuscire a colpirlo. Lui però mi colpisce tranquillamente. Ci diamo di granate. Una seconda granata così. Qui ho fatto la strage però, attenzione. Qua ci potrebbe essere il colpo di scena. Niente, bisogna prendere un attimo il tempo. Appena smette si corre. Via Sebi. Oh Gesù. Via. Oddio, non andrà. Prendiamo il controllo della mitragliatrice. Potrebbe esserci la svolta allora. Una vera e propria svolta. Si è girata così, di 180 gradi, però adesso faccio una strage. Oddio, ma salgono anche. Sembrano quei giochi tipo... che c'erano nelle sale giochi. Io sparo a caso. Quando ho una mitragliatrice in mano, io sparo senza pietà, proprio. Senza come se non ci fosse un domani. C'è qualcun altro?
Ah sì, è tutta la famiglia riunita. Ok, possiamo andare. Devo entrare nel pullman. Oh, porca puttana. Tenetemeli lontani. Va bene, un attimo, Cristo santo, ma dammi il tempo. Questi adesso un, un colpaccio di fucile a pompa, li stendiamo. Boom, perfetto. Molto bene. Chi cazzo è? Chi c'è? Ancora questo, ancora vivo, mio Dio. Dai, proviamo a salire adesso. Oh, adesso posso salire. Perfetto. Joseph, tutto bene? Vabbè, domanda del cazzo, però. Come stai? Si vola. Kidman, accendi sta merda di Pullman. Sì, sfonda tutto. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Boom, perfetto. Va dritto per dritto, facciamo una strage. Ah, ok, questo lo devo guidare io, perfetto, non me ne ero accorto. Io sarei andato comunque sempre dritto, quindi qua più ne prendo meglio è. Guarda quella strage, brutti schifosi. È un piacere mettervi sotto con un autobus. Ruvik. Ah, così proprio, con nonchalance. Beh, per lui è un attimo, alza una manina e tira via un autobus. Così, perfetto. Tutto questo mi piace. Kidman mi sembra aver dato una testata clamorosa. Ancora sul pezzo lei. Lei non molla il volante. Santo cielo. Che conclusione. Capitolo 12 superato, signori.